Via ad una settimana rovente in casa Cirignola, sì, perché le temperature probabilmente si abbasseranno, ma non in via Napoli, dove il mercato entrerà nel vivo. Prima le uscite con tante situazioni in ballo, poi di conseguenza le operazioni in entrata. La prima che potrebbe andare in porto riguarda Pippo D'Andrea, in queste ore sempre più vicino al Catania, forte accelerata nelle ultime ore, la trattativa sarebbe a buon punto e i due club potrebbero presto raggiungere l'intesa definitiva. Per l'attaccante dovrebbe trattare di un triennale. I gialloblu si apprestano dunque a salutare il loro ultimo capocannoniere. Per D'Andrea 16 reti nell'ultima stagione, 21 totali nei due campionati trascorsi in riva all'Ofanto. Catania che resta fortemente interessato anche a Galo Capomaggio. Sul piatto condizioni economiche importanti, i contatti proseguono nel gioco delle parti. Occhio anche all'Avellino che incontrerà l'entourage del centrocampista. Capomaggio gradirebbe la destinazione anche perché ritroverebbe Michele Pazienza, saranno giornate movimentate. In attacco sarà dunque rivoluzione, situazione calda anche quella relativa a Giancarlo Malcore. L'agente dell'attaccante incontrerà in queste ore la società, un confronto che potrebbe sbloccare la sua cessione, ormai quasi certa. La volontà del bomber è quella di lasciare Cerignola come naturale, ma non contrattuale, conclusione di un percorso iniziato nel 2020. La sua priorità è restare in Serie C, le pretendenti non mancano. L'audace però non intende fare sconti, chi vorrà Malcore dovrà interfacciarsi anche con i gialloblu. Il contratto di Dardan Butai non sarà invece rinnovato, il suo futuro è lontano dal Monterisi. Gli interventi in entrata saranno conseguenza di queste situazioni. Il grande desiderio, nonché ormai vero obiettivo per il reparto avanzato, si chiama Luigi Cuppone, pallino di Mister Raffaele. Trattativa serrata ormai da settimane con il Pescara, lo dimostra l'incontro in un noto ristorante abruzzese tra i presidenti Daniele Sebastiani e Nicola Grieco. Gli ofantini vorrebbero abbassare le pretese dei biancazzurri, la situazione è in continuo divenire. Per la difesa spunta l'esperto Gigliottin, scadenza con il Crotone proposto ai gialloblu che lo terrebbero in considerazione per sostituire il partente Jimmy Allegrini, l'ormai quasi ex capitano ofantino è ad un passo dalla Virtus Francavilla.